Siamo ormai nella parte del fisco oggi, quindi la seconda fase della nostra puntata. Ovviamente il decreto Ristori Ter e principalmente forse il quadro che sta per arrivare faranno la differenza. Mauro, per quanto riguarda, prima di entrare sul quadro che è già questa slide, il decreto Ristori Ter cosa ha portato come cambiamenti importanti? Allora, il decreto Ristori Ter in sostanza è un pochettino un interlocutorio, insomma, è un decreto di mezza strada. Ha portato un incremento nei fondi già destinati al fondo perduto e ha portato l'ampliamento a un codice Ateco. Hanno messo, vi ricordate che avevamo la diapositiva in cui erano rimasti fuori i negozi di calzature? Beh, quelli sono stati messi dentro in questo decreto. Quindi, poi c'è stato un incremento di 400 milioni dei fondi destinati ai comuni per sostenere le famiglie meno abbienti, che era un provvedimento della prima ora, era venuto fuori all'inizio col decreto liquidità ad aprile, e ci sono altri fondi a pioggia sparsi che sono andati a sostenere ancora alcune misure minori precedenti. Quindi è proprio un decreto interlocutorio che ha solo messo dei denari in fondi che erano già preesistenti, a parte allargare alle calzature le provvidenze, inserire le calzature negli allegati 1 e 2, insomma. Invece, che cosa possiamo aspettarci da questo decreto Ristori Quater che veramente farà la differenza per gli imprenditori in questo periodo, diciamo da fine novembre a fine dicembre, quindi questi prossimi 30 giorni? Diciamo che il decreto Quater dovrebbe essere quello che era atteso come decreto Ter, che però non si è potuto realizzare prima perché c'è bisogno di votare lo scostamento di bilancio, che sarà uno scostamento che manterrà gli equilibri di bilancio, perché questi 8 miliardi, che sono più o meno la cifra che verrà destinata appunto a questi interventi, erano già disponibili, erano resi disponibili da altre partite di bilancio. Però se il Parlamento non vota lo scostamento, che sarà poi il 26, la giornata, non potrebbe poi uscire questa parte di decreto. Il decreto Quater, che cosa dovrebbe, il Ristori Quater cosa dovrebbe portare sostanzialmente? Beh, dovrebbe portare tutto quello che ci siamo aspettati, che anche con la petizione abbiamo fortemente sostenuto, e cioè dovrebbe portare il rinvio delle famose scadenze del 10 dicembre per il saldo e stralcio e per la rottamazione Ter, però non si sa ancora a quando e come. Dovrebbe portare un ulteriore rinvio dal 30 novembre al 10 dicembre per l'invio delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni di fine anno del 2019 e dovrebbe portare un rinvio anche del secondo acconto ancora più a lungo termine e un rinvio anche dei contributi e forse dell'IVA del mese di dicembre, compreso quel dannato primo acconto IVA del 27 dicembre che così tanto pesa sulle aziende, perché bisogna anticipare al 27 dicembre una scadenza del 16 gennaio, quando ancora sotto Natale si lavora spesso molto ma non si incassa subito, quindi diciamo che questo è veramente una cosa molto molto importante. Ma ci sono già voci che parlano anche di inserimento di una rottamazione quater e forse anche dell'inserimento di qualche norma relativa alla riforma fiscale, anche se secondo me dovremmo aspettare la legge di stabilità e forse un decreto quinquies. Allora, infatti secondo me sei troppo ottimista, perché è veramente tantissima carne a cuocere che esatto è tanta carne a cuocere e inizia a costare, cioè nel senso, oggi da quelle che sono le nostre informazioni comunque insomma ci sono tanti schieramenti in contrapposizione, perché c'è chi politicamente, non scendiamo nei dettagli, vuole effettivamente andare incontro anche parlando di percentuali, perché ad esempio per il rinvio delle tasse di fine dicembre, quindi per quello che parlavi tu Mauro, si parla di una perdita non più del 33% ma del 50% mese su mese, quindi vuol dire mese di novembre 2020 su mese di novembre 2019, 50% di perdita. Adesso è vero che c'è la crisi, ma il fatto che un imprenditore abbia perso il 45, il 40 o il 35 o il 30 non vuol dire che non sia in difficoltà. No, ma assolutamente, tanto che credo che i tempi di attesa siano anche dovuti al fatto che alla Ragioneria dello Stato, io mi immagino, tutti questi grandissimi uffici, tutti questi funzionari stanno scrivendo rapidissimamente per vedere l'impatto che avrà sui conti pubblici, estendere
i rinvii delle imposte a un certo numero di contribuenti piuttosto che a un numero più limitato. Si parla infatti di aziende che non hanno più di 50 milioni di volume d'affari, ma secondo me questa cifra è destinata come volume d'affari a scendere moltissimo. Si parla del 33, si parla del 50. Quindi del 33 per alcuni rinvii, del 50 per altri. Esatto, quindi stanno facendo i conti proprio per vedere di rimanere in questa cifra. Teniamo conto che la legge di stabilità, così come è uscita, ha parlato subito di 38 miliardi come impatto, e quindi sono cifre veramente importanti. Aspettiamo, Mauro, che stanno anche cercando di definire, e ancora non si è deciso, se riguarderà l'intero territorio nazionale o solo le regioni colorate di rosso. Sì, assolutamente sì, anche perché qua, tra l'altro, devo dire la verità, parlavamo prima col direttore Senaldi della incertezza, no? Di un certo tipo, forse una tecnica di governo l'ha definita il direttore, ma effettivamente io stavo pensando proprio sul campo praticamente. Voi pensate, aziende che sono in zona arancione e magari o in gialla e non possono accedere a certe misure perché sono entrate in vigore col decreto ristori bis la settimana scorsa e magari adesso entrano in zona rossa, o viceversa, quelli che erano in zona rossa e avevano diritto alle provvidenze, e se adesso vengono derubricati a zona arancione hanno ancora diritto o lo perderanno? Cioè è veramente una situazione estremamente caotica, perché non c'è un'organizzazione determinata a sapere, forse per categorie sì, ma poi le zone complicano tutto e non c'è un'indicazione per cui ti possono dire dovevi essere in zona rossa in quel momento, in zona gialla in quel momento, in zona arancione in quel momento. Quindi in questo momento è un disastro. Ma poi Carmine e Mauro, io un'altra norma di cui non si sta parlando e che secondo me dovrebbe ha un'urgenza incredibile è quella della proroga dei DURC per le aziende. Questo è un altro problema. Abbiamo tantissime segnalazioni da parte di aziende, nostri clienti, anche importanti, che hanno difficoltà ad avere il DURC, perché nonostante ci sia la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali, l'agenzia di entrate e riscossione, cioè l'INPS in realtà, non rilascia il DURC perché dice che è una sospensione che non vale ai fini del rilascio del DURC, e quindi chiede di rateizzare queste somme ma pagando gli arretrati di rateizzazioni precedenti non pagate, che in questo momento è una follia. Il governo saggiamente a maggio aveva prorogato quindi il rilascio del DURC fino al 15 ottobre. Questa norma non è stata rinnovata, anzi io direi che sarebbe il caso di fare un'altra petizione, visto che quella ho appena segnato petizione per il DURC. Vorrei che ci hanno ascoltato su quella sulla rottamazione, pare che ci abbiamo ascoltato, magari fare un po' di caso, questo sarebbe il caso. Allora, segna Carmine che dobbiamo estenderla anche a quelli che hanno chiesto il contributo a fondo perduto a ottobre, all'inizio di ottobre, in particolar modo i tour operator, agenzie di viaggio e quel settore particolare che ha sofferto in maniera straordinaria, e si hanno chiesto le regolarità contabile eccetera, e ovviamente molti hanno siglato l'autocertificazione convinti che con la sospensione del DURC, che probabilmente era sospeso il DURC in ogni caso magari anche per pendenze minime, potesse essere sicuramente concesso. Oggi arriviamo al punto in cui il DURC viene richiesto e ovviamente bisogna correre immediatamente a chiederlo e a risistemarlo. Non hanno mandato per fortuna gli avvisi di regolarità, ma se tu non lo sani non solo non hai diritto al contributo a fondo perduto, ma scattano anche dei problemi probabilmente di carattere penale. Quindi bisogna assolutamente fare qualcosa sotto questo profilo. Ovviamente, Simone, si sta parlando, per quel che riguarda il decreto ristori sexies, perché credo che arriveremo anche al sexies, di che cosa fare con innanzitutto la data di ripresa della riscossione, perché il 31 dicembre termina comunque la sospensione dell'aggressione da parte di Agenzia delle Entrate riscossione. Aggiungiamo che nel frattempo, infatti poi faremo vedere magari anche la petizione perché ancora non l'ha sottoscritta, c'è il problema della data del 10 di dicembre, e tornando a quello che dicevamo prima con il direttore Senaldi, cioè la mancanza assoluta di organizzazione. Ma è possibile che io debba arrivare al 9 dicembre per sapere se domani devo pagare o meno determinate rate? No, ma anche perché, Carmine, quei pochi imprenditori che sono riusciti a mettere da parte
con sanguinose rinunce e sacrifici, le somme per pagare le quattro rate della rottamazione terre che scadranno il 10 dicembre e che in caso di mancato pagamento fanno ritornare il debito alla somma originaria, quindi quei pochi imprenditori che hanno quelle somme avrebbero potuto reinvestirle magari appunto in investimenti aziendali o nel pagare i dipendenti che hanno dovuto licenziare, quindi in altre soluzioni che sono utili per la propria impresa, invece hanno fermi questi soldi ormai da un anno e magari il 9 dicembre gli viene detto che potranno pagarli tre mesi dopo. Questo è un discorso davvero allucinante che sta mettendo in ginocchio centinaia di migliaia di imprenditori. Allora, io ho visto Maurizio che ci insomma scrive che DURC sottoscrivo subito. Allora, evidentemente, insomma, la petizione sul DURC credo che possa essere qualcosa davvero importante, perché l'importante è farsi sentire e farsi vedere. Non possiamo restare fermi, riteniamo che sia qualcosa di giusto. Quindi io chiedo anche alle persone che ci stanno seguendo se insomma siete d'accordo a lanciare questa petizione sul DURC. Cioè, fatecelo sentire, perché se anche voi potete sostenere questa idea, insomma, lo facciamo con molta più forza ed energia. Quindi scriveteci nei commenti se avete desiderio di sottoscrivere una petizione sul DURC. Vai Simone. Sì, quindi come dicevamo, il 10 dicembre queste rate scadranno e se il governo non interviene, è un appello che facciamo a tutti gli imprenditori ormai da qualche mese, bisogna stare molto attenti. Quindi, perché non pagando queste quattro rate, il debito che era stato scontato grazie all'aderesione alla rottamazione ter ritornerà in tutto il suo valore. Quindi immaginiamo un debito di 100.000 euro che ha avuto uno sconto di 30.000 euro, se non vengono pagate queste quattro rate tutte in una volta entro il 10 dicembre ritornerà a 100.000 euro. Ma l'aggravante qual è? È che dal 31 dicembre, quindi dal 1 gennaio 2021, queste somme verranno richieste da agenzie entrate e riscossione in un'unica soluzione e in caso di mancato pagamento inizieranno i tanto famigerati pignoramenti dei conti correnti, le ipoteche e i fermi amministrativi. Quindi bisogna correre immediatamente ai ripari e, se non si ha la possibilità di pagare, cercare di trovare altre soluzioni. Soluzione che viene proposta sempre dalla nostra trasmissione, che è quella di analizzare il proprio debito, fare un estratto di ruolo e vedere se vi sono dei vizi delle cartelle esattoriali, perché l'alternativa alla rottamazione ter è quella di impugnare il debito e ottenere comunque una sospensione da parte delle autorità deputate e poi, in caso ci siano questi vizi che vengono evidenziati, arrivare anche all'annullamento totale del debito, quindi non più uno sconto del 30%, ma magari l'annullamento totale del debito e quindi non dover pagare poi queste future rate della rottamazione. Allora, innanzitutto ringrazio chiaramente per chi si fa sentire, quindi oltre a Maurizio che insomma è stato uno dei primi, Renzo, Alessandro, Osvaldo, Geri, Romina, Simona, cioè nel senso fateci sentire il sì per la petizione sul DURC, perché comunque abbiamo bisogno di creare energia tutti quanti insieme per essere poi forti e d'impatto. Simone, ma tornando anche al discorso del DURC, io credo che un imprenditore oggi abbia proprio il dovere, per risolvere anche questi problemi, di analizzare la propria situazione. Sì, assolutamente sì, perché oggi, come diciamo sempre, un imprenditore, oltre a fare business, deve preoccuparsi anche di difendere e tutelare la propria azienda. E soprattutto in un momento come questo, dove le risorse sono pochissime e quindi l'imprenditore deve scegliere dove mettere quelle poche risorse, l'analisi della propria situazione debitoria e dell'eventuale presenza di vizi che possono portare all'annullamento addirittura di questo debito è una scelta obbligata di qualsiasi imprenditore che abbia un pochino di visione, quindi di non fare come il governo e di ragionare giorno per giorno, ma di ragionare con la propria testa e di avere una visione imprenditoriale, perché ovviamente se i vizi sono presenti, guardando l'estratto di ruolo si trovano questi vizi, è possibile intraprendere una strada giudiziale che porterà poi all'annullamento del debito e a permettere all'imprenditore di destinare queste risorse magari a nuovi investimenti per la propria azienda o a mantenere il tenore occupazionale o comunque proprio a migliorare quello che è la vita dell'azienda. Quindi sono scelte che l'imprenditore oggi è obbligato a fare se non vuole soccombere. Allora, Simone, spesso parliamo anche dell'estratto di ruolo, la posizione debitoria. Vogliamo un attimo farla vedere per far comprendere di come
con uno strumento assolutamente semplice, partendo da lì, se opportuno poi definire una strategia. Sì, giustamente mostrato la slide dove vediamo come è fatto un estratto di ruolo e come l'estratto conto bancario. Solo l'estratto conto bancario vi fa vedere le vostre attività che avete sul conto corrente, qui purtroppo si tratta di passività, che sono pericolosissime perché, come quasi tutti gli imprenditori che ci seguono sono sicuro, hanno già avuto qualche aggressione dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ebbene, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione passa all'azione esecutiva proprio sulla base di questo documento. Il discorso qual è? È che dall'estratto di ruolo, facendolo ovviamente analizzare da professionisti specializzati, quindi mi raccomando, professionisti che si occupano di questa materia, molto spesso il nostro commercialista di fiducia o il nostro avvocato di fiducia non è poi specializzato nella materia della riscossione, quindi bisogna andare da chi fa questo mestiere da anni, perché solo guardando l'estratto di ruolo, già guardando l'estratto di ruolo, è capace di analizzarlo e di evidenziare molti vizi che spesso sono presenti all'interno delle cartelle esattoriali. Questi vizi, ripeto, portandoli all'analisi del giudice, quindi di un tribunale, può portare molto spesso all'annullamento anche totale del debito. Quindi non bisogna perdere tempo, e questa è un'alternativa validissima quando ci sono i presupposti. Bisogna agire soprattutto per salvaguardare la propria azienda e quindi la propria vita personale e familiare. Allora, io direi una cosa, Simone e Mauro, evidenzierei di come questa fase storica, dove c'è una grandissima confusione, sia opportuno avere un quadro chiaro, almeno da un punto di vista della propria posizione debitoria, che vuol dire sia con Agenzia delle Entrate e sia anche con Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché il 2021 sarà un anno che farà la differenza. Siamo, come si dice, arrivati comunque alla fine del 2020 con grossissime difficoltà. Bisogna pianificare anche da un punto di vista debitorio come approcciarlo nel 2021, perché le risorse finanziarie faranno la differenza. Come si dice sempre, nei periodi di crisi la differenza la fa il contante, nel senso comunque flussi di cassa. In assenza di flussi di cassa ben strutturati ed organizzati è difficile affrontare la crisi, perché purtroppo lì non è l'economia che conta, ma è la cassa. Mauro? Esattamente così, e infatti la programmazione va fatta, e noi l'abbiamo fatta anche per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, proprio per vedere come riuscire a gestire il debito in maniera tale che si possa spalmare su un numero più ampio possibile di anni, nel rispetto della legittimità delle norme che sono oggi in vigore. Infatti Mauro, proprio su questo aspetto, se sei d'accordo, io credo che nella prossima puntata dovremo affrontare, se non la prossima, quella successiva, quindi quando avremo il decreto ristori quater, ed effettivamente lì saremo in grado di definire chi potrà posticipare il pagamento di determinate imposte e chi no. Io credo che lì sarà importante far vedere quello schema che abbiamo preparato negli ultimi 2-3 mesi, sul quale abbiamo davvero, insomma, fatto tanti ragionamenti numerici, in prospettiva e ovviamente giuridici, per far comprendere come è possibile finanziarsi in questo momento indipendentemente dai decreti ristori, che sia quater o quinques, quindi in completa autonomia, sapendo a cosa si va incontro e quindi pianificando con attenzione. Mauro, io credo che settimana prossima potrà essere forse la settimana in cui sarà opportuno e doveroso da parte nostra evidenziare questi aspetti. Per forza, anche perché ce ne sarà bisogno, perché in ogni caso i rinvii che saranno fatti non saranno, come noi abbiamo auspicato, a 10 anni, e quindi dovremo trovare il modo di risolverli, perché se non lo faranno a 10 anni, fra 3 mesi, 1 mese, 6 mesi, si ripropone esattamente il problema che ci sarebbe fra 10 giorni. E non saranno neanche per tutti, questo è il problema, perché come dicevamo prima, molto probabilmente andranno a toccare solo determinate categorie, solo determinate regioni, solo chi magari ha avuto delle perdite superiori al 33% o il 50%. Non lo sappiamo, ma queste sono le informazioni in questo momento in nostro possesso. Il problema, Carmine, è che se tu vuoi aiutare soprattutto degli imprenditori che hanno avuto dei cali di fatturato così importanti, se continui a fare dei rinvii a 1 anno, a 2 anni, anche rateizzandolo, alla fine, proprio perché sono le persone che sono state più colpite dal coronavirus, ma come si può pensare che in un breve periodo possano
pagare il corrente, ricordiamo, perché esiste sempre il corrente, e tutto quello che si è accumulato in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno, e quindi sarà un'ulteriore occasione persa, un ulteriore buco nell'acqua. È il momento di programmare la propria posizione debitoria. Un imprenditore oggi ha il dovere di sapere come affrontare le imposte del 2020 e quindi anche del 2019, ovviamente nei prossimi anni. È doveroso farlo perché purtroppo le nostre aziende dipendono da noi e da questi flussi di cassa.